Steven Sondheim ci ha lasciati qualche giorno fa, oggi è il 29 novembre del 2021. Buongiorno a tutti. Non è una puntata tanto allegra questa, sicuramente. Mi piacerebbe ricordare forse il più grande compositore che ci sia stato negli ultimi tempi, l'ultimo compositore vivente, sia di musical che di musica in generale. Secondo me non limiterei la sua importanza soltanto nel musical, soltanto al teatro musicale. Purtroppo qui in Italia è stato ricordato soltanto come librettista, o perlomeno la maggior parte degli italiani, ammesso che lo conoscano, lo conosce come librettista forse del più importante musical del Novecento, West Side Story di Bernstein, e di cui lui ventenne o più o meno ventenne scrisse i testi, le parole. Lui era una delle persone fortunate che riescono a scrivere contemporaneamente musica e parole di un'opera di teatro musicale, come Richard Wagner, per esempio, come Ruggero Leoncavallo, tra i nostri italiani, e come Jonathan Larson, che purtroppo ci ha lasciato talmente giovane da lasciarci praticamente un solo grande capolavoro, che è Rent. Chi scrive musica e parole è molto avvantaggiato, è come se i due autori, quello che scrive la musica, il compositore, e il librettista, quello che scrive le parole, fusi in un'unica persona, potessero parlarsi continuamente ed essere sempre a stretto contatto. Il musical di Steven Sondheim spaziano dal Sunday in the Park with George, per esempio, nasce come idea da un quadro famosissimo, un dimanche après-midi sur l'île de la Grande Jatte di Georges Seurat, e poi ha tutto un secondo atto anche molto complicato, molto intellettuale, che porta l'azione cento e pass'anni dopo. Comunque, da un quadro gli viene l'idea di scrivere un musical. Un altro musical, Sweeney Todd, famosissimo per gli addetti ai lavori, forse un po' meno, ma comunque tanto famoso da farne anche un film con Johnny Depp, che è uscito qualche anno fa. Comunque gli italiani in questo non ci acchiappano tanto, usando questo termine un po' popolare. Nel musical gli italiani preferiscono il musical forse un pochino più facile, un po' più alla Grease, per intenderci, senza nulla togliere al valore e alla bellezza di questi musical più rock and roll, eccetera, che io non disprezzo assolutamente, anzi amo questi esattamente come gli altri. Vi faccio un esempio. 20 anni fa, poi chiudo perché non bisogna essere molto, molto lunghi in questo genere di cose. Però io stesso, che ho sempre vissuto, da quando avevo 18 anni ho scritto musica per il teatro, quindi del mestiere, facendo ascoltare una mia opera, The Telltale Heart, più di 20 anni fa a un regista di teatro e di opera anche, di lirica, lui mi disse: ma sai che la tua musica mi ricorda un po' quella di Sweeney Todd? Caddi dalle nuvole, cos'è Sweeney Todd? Dice: un'opera, un musical molto importante, che è un musical opera interamente cantato e veramente molto, molto complesso anche dal punto di vista musicale. E dice: di Steven Sondheim. Sondheim, io gli dissi ingenuamente: ah, l'autore delle parole di West Side Story. Quindi per dirvi che era stata molto difficile, nonostante ci sia un bellissimo articolo sulla musica, sentito una collana della UTET molto, molto grossa, tomi molto importanti che parlano di tutta la musica per il teatro, per il palcoscenico, uscita parecchi anni fa, in cui c'era un bellissimo articolo a proposito del musical di Mauro Manciotti, lui scomparso da molti anni, critico genovese
di teatro, molto appassionato e molto esperto di tutti i generi di teatro, e un articolo molto bello, quell'epoca per chi lo leggeva sembrava veramente sanscrito, nel senso che parlare di Stephen Sondheim era una cosa molto strana, molto curiosa. Comunque già allora Mauro Manciotti citava i due grandi colossi del musical, da una parte Andrew Lloyd Webber e dall'altra Stephen Sondheim. Due tipi di teatro anche molto diversi, un teatro molto più popolare e conosciuto da molte più persone, un teatro più di nicchia, quello di Sondheim, ma altrettanto importante e fondamentale. Ciao a tutti.